Buongiorno a tutti voi, bentrovati. Il nostro appuntamento con Verso gli Altari, ritorno puntuale come ogni settimana per proseguire questo nostro cammino, o come spesso diciamo la nostra vera e propria scuola d'amore, sull'esempio di tante figure che vi andiamo proponendo di volta in volta. Questa settimana non sarà con noi Fra Ezio Varvara, impegnato dal punto di vista pastorale, lo ritroveremo la settimana prossima, ma abbiamo comunque tanti argomenti da trattare, soprattutto sulla scia di quella che è un po' di quello che è l'indirizzo che abbiamo voluto dare negli ultimi tempi, soffermandoci in particolare sulle esperienze giovani. Tanti giovani stiamo incontrando in queste settimane che ci lasciano davvero un segno importante. Oggi ci occuperemo in particolare di un ragazzo, Pierangelo Capuzzimati, che sentiamo anche in un certo senso legato alla nostra realtà. Ma parleremo anche di un'altra figura che tramite una immagine divenuta iconica, ecco, ci incuriosisce poter proporvi quest'oggi. Si tratta di Carla Ronci, l'immagine iconica è quella di una ragazza su una Vespa, la Santa della Vespa, così è stata definita in qualche modo, e scopriremo appunto i dettagli anche di questa esperienza così importante. Poi introdurremo un'altra figura di cui però ci occuperemo la settimana prossima, collegata al mondo dello scautismo. Non vi anticipo altro perché gli argomenti sono tanti, le belle testimonianze che andremo ad ascoltare, ecco, sono già pronte. Allora, introduciamo subito la puntata di oggi, dedicata a Pierangelo Capuzzimati con questa breve scheda biografica. Pierangelo Capuzzimati nasce a Taranto il 28 giugno 1990. Vive con la sua famiglia a Faggiano, piccolo paese a pochi chilometri dal capoluogo di provincia. Frequenta il primo anno della scuola materna nella vicina San Giorgio Ionico, gli altri due a Faggiano. È un bambino come tanti, sereno e tranquillo, ma che si distingue dai suoi coetanei per la profondità dello sguardo e la serietà dei ragionamenti. Nel 1995 nasce Sara, la sua adorata sorellina. Nel 1996, a 6 anni, inizia il suo percorso scolastico presso la scuola elementare Granata di Faggiano, dove frequenta i 5 anni, stupendo tutti per la straordinaria capacità di apprendere e l'incredibile sete di conoscenza. Terminata la scuola elementare, nel 2001 si iscrive alla scuola media Alfieri di Taranto, che frequenta con grandissimo impegno e ottimo profitto, e comincia a coltivare l'amore per la lettura. Nel 2003 gli viene amministrata la Santa Cresima. Nell'estate del 2004 Pierangelo si ammala di leucemia. La sua vita e quella della sua famiglia vengono completamente stravolte. Iscritto al quarto ginnasio presso il liceo classico Archita di Taranto, è costretto dai continui ricoveri ospedalieri e dai lunghi periodi di convalescenza a frequentare saltuariamente, pur tenendosi sempre in contatto con compagni e professori. Studia a casa con l'aiuto di un insegnante latino e greco, materie completamente nuove. Si prepara da autodidatta nelle altre materie. Nei brevissimi periodi in cui riesce a frequentare, svolge i compiti in classe. Si fa interrogare. I risultati lasciano senza parole compagni e professori. Pierangelo rivela una straordinaria capacità di rielaborazione personale, oltre che una incredibile cultura, frutto anche delle letture sempre più impegnative, divenute per lui insostituibili compagne di interminabili giornate. Promosso a pieni voti alla classe successiva durante l'estate del 2005, si sottopone al trapianto del midollo. L'intervento sembra essere riuscito bene, ma il protocollo post-operatorio prevede una lunga convalescenza che non gli consente di frequentare la quinta ginnasio. Continua a studiare per suo conto e a maggio del 2006 sostiene gli esami di idoneità alla prima liceo. Viene promosso con la media del 9. Un'altra estate tra alti e bassi e un altro anno scolastico, quello della prima liceale, frequentato a singhiozzo. I risultati sono comunque lusinghieri e la sua preparazione risulta sempre superiore alla media. Nell'agosto del 2007 si sottopone a un secondo trapianto, stesso iter, stesso protocollo e stesso continuo impegno per non perdere l'anno scolastico.
Lo studio e la lettura riempiono le sue giornate. Purtroppo la malattia ha il sopravvento. Il 30 aprile 2008 Pierangelo vola via. A giugno avrebbe compiuto 18 anni. Le sue affermazioni sulla malattia come dono, sulla limitatezza della mente umana a comprendere i progetti divini, sull'importanza dell'appartenenza alla Chiesa e della preghiera comune e altre che pronunciò a suo padre e sua madre negli ultimi giorni della sua vita, hanno costituito le fondamenta di un cammino di conversione continuo che sta indirizzando la vita dei suoi genitori dopo la sua nascita in cielo. L'8 settembre 2018, durante il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, organizzato dalla Diocesi di Taranto per dare avvio all'anno pastorale, l'arcivescovo Monsignor Filippo Santoro annuncia di aver ricevuto da Roma il decreto che autorizza a cominciare il processo di beatificazione per Pierangelo. E questa dunque la scheda biografica introduttiva per iniziare a comprendere quali sono gli aspetti principali di questa esperienza così forte, come tante sono state fino ad oggi le esperienze incontrate, soprattutto in relazione alla malattia, ma che tanti frutti spirituali hanno dato. E noi abbiamo davvero il piacere quest'oggi di avere in collegamento i genitori di Pierangelo. Si tratta dei signori Angelo e Giuseppina, che saluto e ringrazio davvero di cuore. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno a voi e grazie a voi. Bentrovati. E benvenuti nella nostra casa. Grazie, grazie davvero. Un grande abbraccio che vogliamo allargare ai nostri amici telespettatori quest'oggi. Io partirei dall'ultima situazione che abbiamo descritto all'interno della scheda, quel giorno di settembre in cui proprio qui a San Giovanni Rotondo venne data notizia dell'avvio della causa di Pierangelo. Ecco, come avete accolto questa notizia quel giorno? Beh, con grande stupore ed emozione, logicamente. Riceverla poi in quel luogo ha significato moltissimo per noi, perché è stato quasi il compimento di quanto ci era già accaduto negli ultimi giorni della vita terrena di nostro figlio, quando proprio guardando le immagini della esposizione del corpo di Padre Pio, 24-25 aprile del 2008, le guardavamo io e Pierangelo seduti sul nostro letto matrimoniale, e fu proprio guardando quelle immagini che accadde qualcosa. Trovai la forza di parlare con Pierangelo di quello che stava per accadere, cosa che mi era stata vietata dai medici che lo tenevano in cura, poiché ritenevano che un ragazzo di 17 anni non fosse pronto ad affrontare quella tematica così, come dire, difficile, sicuramente, certo. Difficile per un'esistenza umana. Sì. E invece, guardando quelle immagini, io così feci una domanda su cosa ne pensasse lui di quella cerimonia, e lui disse: a me personalmente sembra un po' esagerata, ma come tu sai, papà, noi cristiani abbiamo il culto della preservazione del corpo dopo la morte. Per me quelle furono parole che schiusero un orizzonte nuovo, in quanto io e Giusy, mia moglie, avevamo deciso di cremarlo, Pierangelo, proprio perché... Non c'era un percorso di fede... Esatto, c'era un percorso di fede avviato, era un momento, sì, quello di profonda conversione anche da parte vostra. Assolutamente sì, certo. E quindi per noi è iniziata una nuova vita. Da lì seguirono
altre domande sul perché di quello che ci stava accadendo, visto che noi avevamo progettato la nostra vita sul valore della famiglia, no? E il Signore Certo. veniva a toccarci proprio in quello che per noi era il valore fondamentale della nostra esistenza. E lui mi disse che i progetti del Signore sono insondabili per la mente umana, difficili da comprendere per una mente così piccola e limitata come quella umana, ma che i progetti di Dio hanno una chiave di lettura che non è appunto quella umana, ma va interpretata con gli occhi della fede. Ecco, delle E l'invito riflessioni. finale di... Sì. Sì, prego, prego, continuate pure No, con. dicevo, l'invito finale poi fu quello di affidarci alla Chiesa, praticamente. Mi disse di andare dal nostro parroco, Don Pino, e da lì iniziò il nostro cammino e quello di tante persone che hanno vissuto più direttamente con noi questa storia di Dio, perché per noi, Pierangelo, al di là di quelle che potranno essere gli sviluppi futuri della causa di beatificazione, per noi Pierangelo è stata una storia di Dio che ci ha completamente cambiati e ha cambiato il corso della nostra vita. Tant'è che dopo noi abbiamo profuso un impegno continuo, costante all'interno della Chiesa, fondando anche un'associazione intitolata Pierangelo, che ha ricevuto il riconoscimento ecclesiale e che adesso opera a livello diocesano e regionale, portando avanti quel messaggio di fede, speranza e carità cristiana a cui Pierangelo ci ha indirizzati. Ecco, signor Angelo, signora Giuseppina, Signor Angelo, signora abbiamo Giuseppina. voluto quest'oggi iniziare da, diciamo, la parte conclusiva di questa esperienza, perché è quella che poi ha dato dei frutti così tangibili, partendo proprio dalla conversione stessa della sua famiglia, dei suoi genitori. Ma vogliamo ripercorrere la vita di Pierangelo anche attraverso le prime tappe. I primi momenti vissuti anche a contatto con gli altri ragazzi, come abbiamo ascoltato in ambito scolastico, un ambito scolastico in cui purtroppo a causa della malattia ha dovuto, come dire, fronteggiare situazioni difficili, ma l'ha fatto superandole egregiamente. Lo faremo però, se avete la pazienza di restare qualche minuto a nostra disposizione ancora quest'oggi, subito dopo una breve pausa. A dopo. E torniamo in collegamento con Angelo e Giuseppina, genitori di Pierangelo Capuzzimati. Abbiamo ascoltato questa loro testimonianza che ha inquadrato un po' quello che è stato, come dire, il culmine di un percorso di un giovane che attraverso la malattia ha riscoperto e ha seguito un cammino di fede che poi hanno vissuto in prima persona gli stessi genitori e chi lo ha conosciuto. E allora vorrei chiedere ancora ai genitori di Pierangelo, abbiamo accennato anche ad un'associazione lasciati da questa esperienza di Pierangelo, ecco, di cosa si occupa nello specifico l'associazione? L'associazione è un'associazione di promozione sociale, quindi aiutiamo innanzitutto chi è in difficoltà e c'è un evento che è fondamentale, della nostra associazione che si svolge nel periodo natalizio e si chiama Filo d'Angelo. Aiutiamo praticamente i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole che furono frequentate da Pierangelo. Quindi la scuola materna e la scuola elementare di Faggiano, la scuola Alfieri di Taranto e la scuola media, e poi il liceo Archita, che fu frequentato da Pierangelo anche in modo saltuario, però. Ecco. E aiutiamo appunto i ragazzi, non i ragazzi che diciamo che sono i primi della classe, ecco. Ma i ragazzi che sono in difficoltà, anche per situazioni disagiate, familiari oppure che presentano delle disabilità.
delle problematiche, certo. Ecco, questo appunto perché nella vita di Pierangelo la scuola ha rappresentato un elemento sicuramente importante, perché seppur in mezzo a tante difficoltà dal punto di vista della salute, difficoltà che avrebbero messo in ginocchio chiunque a quell'età, Pierangelo ha affrontato la scuola in maniera, come dire, diciamo, poc'anzi egregia, superando queste difficoltà, studiando, approfondendo. Ecco, di quel periodo cosa ricordate? Cosa diceva Pierangelo rispetto alla voglia di studiare e di andare a scuola, seppur impossibilitato talvolta? Ma lui non si è mai arreso. Ecco, una particolarità di Pierangelo, lo ripetono anche molti i suoi amici, ex compagni di classe, era quello di non lamentarsi o di non presentare le difficoltà della sua malattia. Infatti molti dicono: noi non abbiamo mai sentito Pierangelo dire sto affrontando questo periodo di chemioterapie, chi sa di questa malattia e di altre, sa quanto possono essere problematiche e difficili questi periodi. Lui non ha mai presentato queste sue difficoltà, anzi, ha sempre incoraggiato gli altri e chiedendo agli altri: voi come state? Che problemi ci sono? Quali sono, per esempio, le problematiche che state vivendo in questo momento a scuola? Si interessava di loro, ma mai presentava le sue problematiche, i suoi limiti, perché anzi lui, per dire, si è sempre proposto in modo sempre positivo, gioioso. Questa è una caratteristica di Pierangelo. E lo studio era per lui una parte fondamentale. E non studiava soltanto i libri di testo, quelli scolastici, lui amava approfondire per conto suo, acquistando libri, edizioni particolari, amava molto la filosofia, studiare i padri della Chiesa, per esempio, Sant'Agostino, e diversi altri testi, la storia della Chiesa. Le storie delle religioni, ma cioè, ci sono molte sfaccettature di Pierangelo. Non si interessava soltanto di una cosa sola, amava per esempio la fotografia, e questi anni di malattia, nonostante gli alti e bassi dovuti alla malattia, li ha vissuti pienamente. E quando potevamo, perché i medici ci davano il permesso ovviamente per muoverci. Lui organizzava dei viaggi, organizzando gli itinerari personalmente, sapendo dove andare, cosa visitare, soprattutto tappa fondamentale per lui era Assisi. Ecco, noi, Assisi, sì, Assisi, pregare sulla tomba di San di San Francesco, Francesco, ovviamente. aveva dei progetti, sicuramente, delle aspettative, ve ne ha mai parlato? Quali erano i sogni di Pierangelo rispetto al futuro, seppur in quelle condizioni così, importanti? A lui c'è proprio un tema delle scuole medie, mi pare che era, in cui è intitolato I sogni nel Nel cassetto. cassetto. E qui parla di un futuro che lui immaginava in maniera, diciamo, aveva vari sogni, parlava di a lui piaceva per esempio recitare, quando poteva si impegnava in momenti di recitazione, sia con la scuola. Lì c'è l'immagine, una delle immagini che avete fatto vedere è quella in cui interpreta San Giuseppe alla scuola materna. L'ultimo suo momento in questo senso fu un
interpretare il ruolo di Alfredo. Alfredo nella Traviata in terza media. E quindi uno dei suoi sogni era quello di poter, in un ipotetico domani, recitare. E mentre invece su un tema che lui scrisse al liceo, la sua professoressa di italiano scrisse: "Spero tanto che non vorrai fare l'ingegnere o il medico quando sarai grande, ma che tu ti avvii alla professione di Della giornalista, scrittura. scrittore o critico", perché aveva delle doti innate di grande scrittore. Ecco, quei pochi testi che abbiamo ritrovato e che abbiamo conosciuto solo dopo la sua morte, tipo la lettera al primo donatore di midollo osseo, o la sua lettera a Monsignor Pietro Fragnelli, con cui allora arcivescovo di Castellaneta, con cui chiedeva un incontro con Papa Benedetto XVI, che poi grazie a Dio c'è stato. E avete anche proiettato la foto del momento in cui Eccola, stringe la mano. sì. Eccola qui, sì, quello fu un momento. Rispetto a questo momento c'è anche un aneddoto, se non ricordo male. Lui aveva chiesto di essere quanto più vicino al Sì, possibile al Papa. Ecco, ce lo potete raccontare? noi disperatamente cercavamo quella mattina di avvicinarci il più possibile alle prime file. E niente, ci sentì parlare uno degli addetti alla sicurezza, sentendo probabilmente il nostro accento, disse: "Ma voi da dove venite?" Noi dicemmo: "Da Taranto". Beh, questa persona era di Taranto e disse: "Se volete incontrare il Papa", lui alla fine saluta le persone Quelli disabili, gli ammalati. ammalati. "Se volete posso portarvi lì tra di loro". "E come no", disse io, "siamo qui per questo". E quindi ci portò tra queste persone, e alla fine, come lui ci aveva detto, il Papa passò a salutarli, e tra questi salutò anche Pierangelo. Tant'è che le guardie del corpo, quando videro che Pierangelo non era su una sedia a rotelle come la maggior parte dei presenti, si allarmarono un po'. Si C'è agitarono. il volto del comandante che lo guarda con un po' di sospetto, ma poi invece il Salutò. volto dell'autista è sorridente. Si sono compresi tra di loro e hanno Ecco. consentito a Pierangelo di avvicinarsi, grazie anche all'invito di padre Gheorghe, che comprese la La situazione. situazione, certo. Ecco, siamo in conclusione di questa nostra conversazione. Ecco, di quell'incontro, vi strappo ancora una battuta, di quell'incontro con il Papa, poi dopo Pierangelo, ecco, cosa portò nel cuore? Ovviamente immagino la felicità nell'aver raggiunto questo suo piccolo grande obiettivo, ma cosa ha raccontato dopo? Assolutamente Niente. niente, perché Niente. Pierangelo ha parlato con noi, e noi purtroppo avevamo gli occhi bendati, non Ecco. vedevamo, non capivamo, non comprendevamo. Tante cose. Pierangelo ha parlato con noi, tant'è per dirne un'altra: lui ha voluto che gli fosse Amministrato. amministrata l'unzione degli infermi dal nostro parroco di allora. Ma quando Don Pino disse: "Chiamiamo mamma e papà per farli partecipare", lui disse: "Non sono pronti, non comprenderebbero, avrebbero più paura di quella che hanno". Per cui Pierangelo ci avvolgeva in una bolla protettiva dal punto di vista spirituale, perché evidentemente vedeva che I tempi non eravamo pronti. sarebbero maturati Per noi non successivamente. erano pronti. Certo. Grazie di cuore, è stato davvero un piacere ed emozionante ascoltare la vostra testimonianza relativa a questo giovane che, ripeto, sentiamo davvero ancora più vicino da questo momento in poi. Quindi invitiamo anche i nostri amici telespettatori ad approfondire ulteriormente
la figura di Pierangelo, della quale speriamo di poter parlare quanto prima nel percorso, seguendo il percorso della sua causa. Grazie di cuore, signor Angelo, grazie di Grazie a cuore, signor voi, Giuseppe Bella. grazie a voi davvero. Noi ci fermiamo ancora per una pausa e poi volteremo pagina, faremo un passo indietro di qualche decennio, ma ci occuperemo di un'altra bella figura, quella di Carla Ronci. Un'esperienza molto forte, quella che abbiamo ascoltato dalla testimonianza di Angelo e Giuseppina, genitori di Pierangelo Capuzzi Mati, sulla scia appunto di una Via Lucis, così è stata definita tra l'altro una importante iniziativa della quale parleremo nelle prossime settimane, che mette in risalto appunto queste figure per certi aspetti illuminanti nel cammino di fede, per lo più giovani che con la propria testimonianza hanno aperto il cuore di tanti alla fede, partendo anche talvolta dalla stessa famiglia, come nel caso di Pierangelo. Ma adesso, come vi dicevo, facciamo un passo indietro di qualche decennio, ci occupiamo di una figura interessante, anche e soprattutto per ciò che riguarda l'attenzione verso i più deboli e bisognosi. Parliamo di Carla Ronci, lo facciamo come sempre attraverso una scheda biografica. Carla Ronci nacque a Rimini l'11 aprile 1936, primogenita dei tre figli di Mario e Yolanda Casalboni. Visse con la famiglia a Torre Pedrera, in provincia di Rimini, crescendo come tante bambine e ragazze del suo paese. Ancor prima di iniziare le scuole elementari, a 6 anni, fu ammessa ai sacramenti. Terminata la quinta elementare, fu inviata a lezione di taglio e cucito. In seguito aiutò nel piccolo negozio di frutta e verdura gestito dalla madre. La sua adolescenza spensierata, trascorsa nel lavoro e in piccoli svaghi come andare a ballare e leggere le riviste femminili, ebbe un mutamento di rilievo nel 1950. Carla, che già conosceva le suore orsoline di Gandino, iniziò a interrogarsi sul perché si dedicassero senza risparmio ai figli degli altri. Cominciò in seguito a frequentare la parrocchia di Torre Pedrera. Si iscrisse all'Azione Cattolica e scelse il parroco, Don Napoleone Succi, come direttore spirituale. Nel 1955 Carla manifestò ai genitori di voler entrare in convento, ma ricevette un rifiuto deciso. Anche il suo parroco inizialmente fu dello stesso parere, perché non voleva lasciarsi portare via il suo aiuto prezioso. Alla fine, la mattina del 3 febbraio 1958, dopo aver ottenuto il consenso della madre, partì con lei per Scanzo Rosciate, sede del noviziato delle Orsoline di Gandino. Tuttavia, dovette lasciarlo il 24 maggio seguente. Suo padre, infatti, non si era mai rassegnato alla sua decisione. Carla riprese la sua vita di sempre finché nel 1960 non sentì parlare dall'amica Teresa Ravagnini dell'istituto secolare Ancelle Mater Misericordie, fondato a Macerata dal canonico Filippo Piccinini. L'anno seguente, dopo un corso di esercizi spirituali nella casa madre dell'istituto, domandò di esservi ammessa. Emise i primi voti il 6 gennaio 1962, quelli definitivi dopo un anno esatto. Nell'aprile del 69 ebbe i primi sintomi di un tumore ai polmoni. Fu dunque portata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna e da lì, il 1 aprile 1970, alla casa di cura Villa Maria di Rimini, più vicino a casa. Morì il giorno dopo, il 2 aprile 1970, alle 17:05. Di lì a poco avrebbe compiuto 34 anni. La sua causa di beatificazione si è svolta nella diocesi di Rimini dall'82 all'86. Il 7 luglio 1997 il Papa San Giovanni Paolo II autorizzò l'approvazione del decreto con cui Carla Ronci, i cui resti mortali riposano nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Carmine a Torre Pedrera, poteva essere dichiarata venerabile. Chiudiamo con una immagine che è sicuramente iconica e che ci riallaccia anche ad una particolarità legata all'esperienza di Carla Ronci. Ecco, una ragazza su una Vespa, un simbolo di un'epoca sicuramente importante e interessante da approfondire. Ma prima
Partiamo da quella che è l'esperienza spirituale di Calalonge, lo facciamo attraverso le parole della professoressa Franca Negosanti Bugli, che ha approfondito attraverso degli scritti e continua appunto ad approfondire scrivendo su diverse testate con la spiritualità di Carla. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno dottore, grazie per questa opportunità che mi viene donata. Mi sento molto emozionata perché parlare di una donna santa, non è facilissimo, anche se la personalità di Carla Ronci è stata talmente trasparente da affascinare chiunque si sia avvicinato a lei. Come lei giustamente ha sottolineato attraverso la biografia, Carla è nata a Rimini e però è vissuta a Torre Pedrera. Torre Pedrera è una frazione del litorale riminese e negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale era soltanto un insieme di dune di sabbia. La gente era povera e viveva di pesca e di orti che venivano coltivati in terre molto acquitrinose. Anche la famiglia di Carla era una famiglia povera da un punto di vista economico. Lei era una figliola che cresceva forte e cresceva allegra. Si dedicava al divertimento, come molte ragazze della sua età, come lei ha sottolineato, ma il suo cuore era sicuramente predisposto ad una voce diversa. Perché mentre il padre desiderava che si sposasse, avesse un bel matrimonio, data la bellezza di questa ragazza, così spigliata anche, lei invece aveva il cuore proteso verso il Signore. E c'è la data del 1950, come lei ha già sottolineato, che è determinante da questo punto di vista, perché Carla già aveva avuto la testimonianza delle suore orsoline del suo paese, ma c'è un fatto ulteriore che segna la svolta nella vita di Carla. Una sera lei si trovava con i gomiti appoggiati al davanzale della finestra della sua casa e lei dice questo: ebbi il coraggio di protendermi oltre e nel baluginio della fantasia e nel cuore scorsi la sagoma di un volto ed il sorriso di uno sguardo mai visto. Era il volto di Gesù, che la chiamava totalmente a sé e Carla rimane affascinata da questo volto, non lo dimenticherà mai più. Così, la sua vita cambia totalmente, si dedica alla parrocchia e tutti notano questo grande cambiamento di Carla, perché prima amava tanto andare a ballare e divertirsi con le amiche, il ballo lo lascia da parte, non andrà mai più. Diventerà un punto di riferimento nella parrocchia di Torre Pedrera, che era nata nel 1947 con l'arrivo di Don Napoleone Succi, e in questa parrocchia sarà il catalizzatore delle anime, delle bambine, dei bambini e anche delle persone adulte. È molto interessante la sua storia perché si adopera per tutti, diventa un po' l'angelo di Torre Pedrera e la gente la vedeva correre dalla mattina alla sera, vuoi per dare una mano alla mamma nel negozio di frutta e verdura, vuoi per andare in parrocchia a preparare la liturgia e vuoi per molte altre cose, fra cui la compagnia viva, giornaliera alla gente che aveva bisogno di un consiglio. Perché Carla non aveva studiato, aveva la quinta elementare, ma aveva una sapienza che le era donata dallo Spirito Santo, grazie alla quale era in grado di poter dare consigli a chi ne aveva bisogno. E frequentemente si recavano da lei le mamme per avere un consiglio sulla vita matrimoniale, un consiglio sui rapporti con i figli. E quando lei, una cosa interessantissima questa e affascinante, quando lei non riusciva immediatamente a dare una risposta, diceva alla persona che le stava davanti: domani, torna domani, saprò darti la risposta giusta. E lei immediatamente andava in chiesa.
si metteva davanti al tabernacolo, pregava intensamente, restava qualche minuto in silenzio, poi ritornava a casa con la certezza che il Signore stava lavorando nel suo cuore per darle la risposta giusta da donare alle persone. Carla, sente che la sua vita deve essere tutta del Signore e vuole, sacrificare tutta la sua esistenza e offrire tutte le sue sofferenze per la conversione dei giovani al sacerdozio e per fare in modo che i sacerdoti possano, quelli che hanno un po' dimenticato il valore della loro vocazione, possano ritornare a Gesù con un amore pieno di slancio e di entusiasmo. Io sono certa che il paradiso abbia ospitato in delle aiuole, se mi è consentita questa espressione, particolari, dei fiori che sono scaturiti proprio dalle vocazioni sacerdotali che si sono verificate grazie a Carla. Noi abbiamo avuto la gioia di conoscere due di questi sacerdoti. Don Renzo Rossi, che è l'abate di San Fortunato, e Don Mauro Evangelisti, che è in cielo insieme con Carla, ma molti altri sacerdoti che noi non conosciamo sicuramente sono in paradiso e pregano per la Chiesa. Carla aderisce poi all'Azione Cattolica e nell'Azione Cattolica diventa la delegata delle beniamine, delle aspiranti e scopre la sua maternità spirituale. Una maternità diversa, ma che la riempie di gioia. Anzi, la sua gioia è talmente palese che lei dice: voglio essere felice per rendere felici gli altri. Il Signore, cioè, le aveva donato questa capacità di condivisione dei bisogni di tutti che lei non poteva trattenere la gioia che il Signore le dava. Molto interessante questa figura, perché ha anticipato di diversi anni il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II ha valorizzato la figura femminile e Carla ha anticipato con la sua opera, con la sua testimonianza appassionata a Gesù Cristo, ha anticipato proprio l'insegnamento Ecco, del Vaticano. professoressa, la devo fermare perché intanto è stata esaustiva nell'averci indicato questi aspetti così importanti, ma la invito a restare ancora qualche minuto in nostra compagnia. Abbiamo una pausa da rispettare e poi torniamo insieme per le conclusioni. Grazie intanto Grazie. per quanto ci ha detto fin qui. Stiamo parlando di Carla Ronci. Abbiamo chiuso poc'anzi con l'attualità del suo messaggio, della sua esperienza in relazione al Concilio Vaticano II e torniamo in collegamento con la professoressa Franca Negosanti Bugli per chiudere un po', ecco, il cerchio di questa esperienza che ha lasciato tanti frutti. Anche soprattutto relativamente all'accoglienza dei più deboli, dei più poveri. Accanto un'altra figura che è quella di Alberto Marvelli. Ecco, possiamo sinteticamente ricordare anche chi era Alberto Marvelli? Con piacere. Alberto è una figura straordinaria di apostolo della nostra città. Era nato a Ferrara, ma poi con la famiglia si trasferì qui a Rimini. Era un ingegnere civile che aveva fatto parte anche del Consiglio Comunale per la ricostruzione della nostra città dopo i terribili bombardamenti che Rimini aveva subito durante la seconda guerra, più di 300 bombardamenti. Alberto quindi stava ricostruendo il cuore della città e allo stesso tempo l'aspetto civile, della convivenza civile. Alberto aveva un amore grandissimo per la Santa Eucaristia e passava molto tempo ogni giorno ad adorare il Signore. Una sera, uscendo di casa per andare dai suoi poveri, ai quali portava l'aiuto materiale e spirituale, venne investito da un automezzo pesante e morì poco dopo l'incidente. La scia che anche Alberto ha lasciato è veramente una scia luminosa,
di un grande uomo, un grande santo che costituisce per molti giovani un punto di riferimento. La sua salma è custodita nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino, della quale io faccio parte, sono molto contenta di farne parte, è meta di devozione da parte di molti che hanno sentito parlare di lui, come del resto anche la salma di Carla, che è stata traslata dal cimitero di Rimini alla chiesa parrocchiale di Torre Pedrera, è anch'essa meta di molte persone devote, perché Carla ha beneficiato con la sua preghiera moltissime, moltissime persone. E le manca soltanto l'aspetto del riconoscimento finale perché possa essere dichiarata a tutti gli effetti beata. Ma Carla è comunque è stata approvata dalla causa diocesana e anche approvata dal Santo Padre Giovanni Paolo II perché ha vissuto tutte le virtù teologali e anche le virtù cardinali in maniera eroica. Benissimo, io la ringrazio per questa sua disponibilità e chiarezza nell'averci presentato la figura di Carla Ronci e speriamo anche in questo caso che quanto prima ci possano essere delle belle notizie riguardo la sua causa. Grazie di cuore alla professoressa Franca Negosanti Bugli e buon lavoro per i suoi approfondimenti, i suoi studi. Grazie, grazie dottore, mi sento molto felice di aver fatto questa piccola testimonianza per una donna grande che costituisce l'esempio femminile della donna di oggi nella Chiesa. Grazie. A lei. Noi adesso facciamo un promo rispetto ad una delle figure che andremo a trattare la settimana prossima, un altro giovane, Mario Giuseppe Restivo. Vediamo questa serie di piccole testimonianze che riguardano anche un appuntamento che si è svolto l'anno scorso, ma che è importante per introdurci alla figura di Mario Giuseppe Restivo. Carissimi giovani, sono la mamma di Mario. Era un giovane straordinario. Mi ha fatto una poesia all'età di 9 anni, perché il suo maestro non ci aveva fatto fare la poesia per la festa della mamma. E allora lui, la mattina della festa della mamma, mi ha fatto vedere questa poesia, che è così. Per la tua festa, cara mammina, io voglio essere come vuoi tu. Voglio lavare, voglio cucire, voglio fare tutto quello che c'è. Pensaci bene, cara mammina, è la tua festa, riposati un po'. E fu l'inizio di tutte le poesie che poi ha scritto. Ho 58 anni e ho conosciuto Mario quando ne avevo 16. Mario era un ragazzo eccezionalmente semplice. Un ragazzo come voi, un ragazzo con i suoi interrogativi. Noi forse ai tempi eravamo sicuramente piccoli, non riuscivamo ad apprezzare questa profonda e grande spiritualità. Io l'ho conosciuto come un ragazzo molto sensibile, capace di interrogarsi e soprattutto di mettersi alla ricerca per migliorarsi. Senz'altro colpiva molto la sua forza, la sua energia, le sue bellissime idee. Sapeva meravigliarsi, guardava le cose, la natura, col senso della meraviglia e della gratitudine. Mario, nella sua breve vita, è stato sempre pronto al cammino, alla strada, alla rotta. Parla della semplicità, ma parla anche proprio di un impegno vissuto, nella concretezza. Aveva la riflessività, ecco, ci pensava le cose e sapeva discutere su tanti problemi, anche su problemi che lo coinvolgevano. La sua fonte principale di ispirazione era San Francesco e il suo stile di trasmettere queste sue grandi sensazioni, la scrittura, la poesia e la preghiera. È una persona che sicuramente si è interrogato, come emerge dai suoi scritti, è molto interrogato su quelle che sono le domande fondamentali della vita, chi sono io, dove vado, da dove vengo. Ci ha lasciato i suoi diari, un quaderno di caccia, ricco di spunti, speriamo che si possa pubblicare quanto prima, perché ha tante cose da insegnare
anche ai giovani d'oggi. Imparare a conoscere Mario significa soprattutto per voi avere chiaro come un giovane di qualsiasi tempo, di qualsiasi area geografica, potrebbe essere di forza per avere strumenti per poter superare le difficoltà che si incontrano. Mario Giuseppe aveva capito che la piena realizzazione avviene soltanto quando ci si consuma e si dà tutto per gli altri. Mario, per quanto mi riguarda, è ancora un'ottima compagnia, è ancora un'ottima presenza che mi accompagna seriamente in tutte le attività che cerco di fare al meglio. Quello che ci ha lasciato può essere importantissimo per i giovani, può essere grande fonte di ricchezza. Il suo messaggio è fortemente attuale nel mondo di oggi e può aiutare i giovani, ma anche gli adulti, a migliorarsi per diventare cittadini e cristiani migliori. Abbiamo visto appunto questo promo relativo a Mario Giuseppe Restivo, questo ragazzo di cui parleremo la settimana prossima in un ulteriore appuntamento diverso, Gli Altari. Grazie per l'attenzione, l'invito a restare sul nostro canale per continuare a seguirne i programmi e buon proseguimento di giornata.